La cosiddetta Crocifissione di Sibiu inaugura uno dei soggetti basilari della produzione di Antonello da Messina, riguardante la figura di Cristo. In particolare, il pittore si concentra su tre momenti chiave della passione e morte di Gesù. Lecce Homo la Crocifissione e il compianto. In tutti e tre Antonello sembra cimentarsi nell'affinare progressivamente la sua arte.
nella resa lenticolare dei dettagli di impronta fiamminga abbinata alla spazialità e resa volumetrica, aspetti tipici della ricerca in corso nell'arte italiana della prima età rinascimentale. La crocifissione di Sibiu venne attribuita ad Antonello da due autorevoli storici dell'arte, da Carl Wohl nel 1902 e successivamente da Bernard Berenson nel 1932. Appartenne al barone Samuel von Brukenthal, rappresentante della nobiltà sassone, al servizio dell'imperatrice Maria Teresa d'Austria. Collezionista fin da quando risiedeva a Vienna, il barone raccolse una cospicua collezione di dipinti, stampe, monete e libri. Fu in Transilvania dal 1777, dove fece costruire un edificio tardo barocco in cui sistemò le proprie raccolte. Quest'opera giovanile di Antonello sembrerebbe riprendere iconograficamente i calvari fiamminghi. In particolare nel registro inferiore della tavola, con le figure dolenti della Vergine, di San Giovanni e delle Pie Donne. Qui domina la descrizione degli atteggiamenti dei vari personaggi, con la scena ricca di dettagli attentamente rappresentati. In queste figure vi è tutta la capacità di Antonello di raccontare le emozioni e gli affetti del sacro. Nel rifiutare il dolore, una delle Pie Donne si copre il volto con le mani. Un'altra volge le spalle al Cristo crocifisso. San Giovanni sembra misurare lo spazio della sua sofferenza con le mani aperte. La Madonna, al contrario, le chiude, strette al petto. La Maddalena, connotata dai suoi lunghi capelli, non è inginocchiata come consuetudine ai piedi della croce. Sembra al contrario allontanare da sé tale visione dolorosa, allargando le mani e volgendo il capo. I sentimenti sono evidenziati e resi più intimi dalla meticolosa definizione di un paesaggio che sembra indifferente a tale immenso dolore. La folla minuta, intenta nelle sue quotidiane occupazioni, sembra quasi inconsapevole di quello che accade sul Monte del Calvario. Qui la figura di Cristo è ormai irrigidita dalla morte. La luce fredda proveniente da sinistra ne intaglia l'incarnato. Una luce in grado di definire anche la volumetria dei panneggi. Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. In verità ti dico, oggi sarai con me in paradiso. Mentre il buon ladrone si è lasciato andare a un ultimo afflato, sicuro della salvezza, quello malvagio sembra contorcersi ancora. Con due corvi che volano verso il suo albero. La disposizione ortogonale di Cristo e dei ladroni, determinando un tangibile e rigoroso impianto spaziale, dimostrerebbe già un'attenta conoscenza della volumetria prospettica.
In merito a questo dualismo, lo storico dell'arte Roberto Longhi ha supposto un'aggiunta posteriore del registro superiore della tavola, in quanto le due matrici culturali tipiche dell'artista messinese, fiamminga e italiana, sembrerebbero qui solamente accostate e non fuse. Come in altre opere del medesimo periodo o immediatamente successive, Antonello dimostra la sua capacità nel rendere i terreni aridi e bruciati dal sole, solcati da increspature e fessure, con radi cespugli e alcuni dettagli simbolici. Qui le ossa sparse ricordano il lugubre luogo del martirio, con il dettaglio del teschio di Adamo situato alla base della croce, elemento tipico nell'iconografia della crocifissione. Cristo Salvatore redime gli uomini con il suo sangue, iniziando proprio dal primo peccatore. Le linee di costruzione verticali reggono l'intera composizione. Verso il centro del dipinto, le forme curve delle prime pendici del Monte Calvario e dell'acqua sviluppano la profondità del paesaggio. Il cielo, digradante nelle tinte chiare dell'orizzonte, contribuisce a tale profondità. Proprio l'incontro tra la voluta chiocciola del porto e la croce determina un'eidetica spirale, al culmine della quale svetta la figura di Cristo. Ma non si tratta di un porto mediorientale. La notevole resa del paesaggio raffigura infatti la città di Messina, con i peloritani declinati in Golgota. La veduta del porto, con la caratteristica falce, è tra i documenti più accurati della forma urbana del XV secolo. Nella profonda prospettiva, Antonello inserisce addirittura le isole Eolie, visibili in realtà solo in alcuni tratti di costa, fra le anse collinari del fronte tirrenico. Qui Antonello accosta il mirabile racconto della natura, resa con grande concretezza paesaggistica. Basti osservare il mare punteggiato dalle numerose vele che lo animano. Alla scrupolosità fiamminga si aggiungerebbero così le novità prospettiche della pittura italiana continentale. Tale accuratezza topografica, ravvisabile ad esempio in Piero della Francesca, non rimane fine a se stessa. Nel dittico tutti i domini del Montefeltro sono intrisi del buon governo delle figure ducali in primo piano. Qui il mare e le isole Eolie parlano di infinito, di spazio incommensurabile. Dominio del Cristo crocifisso. Antonello in questa piccola tavola ha la capacità di racchiudere un mondo che parla di assoluto. Nell'approssimare ed estendere le distanze, riesce nel contempo a definire intima e universale la commozione suscitata dall'evento.